Buonasera cari amici, consueto appuntamento settimanale con Bar Sport in compagnia questa puntata di Stefano Pellacani, ex calciatore molto bravo, centrocampista di Viareggio, ma oggi avvocato di diritto sportivo, quindi Stefano sei rimasto in un campo, diciamo, che ami, tra virgolette, possiamo definirlo così. Sì, no, no, lo sport ha sempre fatto parte della mia vita, oltre sotto un profilo prettamente, diciamo, più da atleta, di modesta atleta, ora anche, diciamo, sotto un profilo prettamente professionale mi occupo di questioni legate allo sport. Ecco, questioni legate allo sport che ci interessa nel nostro comprensorio ci sono, oltre che aver organizzato insieme al tuo amico professore Andrea Bemi, preparatore atletico del Centro Giovani Calciatori e docente del Liceo Sportivo del Carlo Piaggio, un bel convegno al quale abbiamo preso parte anch'io, Massimo Guidi e Giovanni Lorenzini, molto interessante con personaggi diciamo, di abbastanza cultura sportiva e non anche giuridica. Ecco, cosa hai in qua in loco? No, diciamo, prossimamente l'idea andrà sul beach soccer, come lo scorso anno, perché anche lo scorso anno, nel momento in cui fu organizzata la tappa del campionato italiano, anche per quell'occasione fu organizzato per la prima volta a livello di Ateneo Pisano, se non anche proprio a livello di territorio nazionale, un convegno sugli sport da spiaggia. Ovviamente il pensiero comunque sia ora va prima di tutto alla Final Four di fine mese, Di dove hockey su pista, di hockey su del Centro pista, Giovani Calciatori che dove organizza. ovviamente la società del presidente Palagi è già all'opera per risistemare il palazzetto in vista del 29-30 aprile. Te sei un socio anche del Centro Giovani Calciatori, nelle ultime presentazioni anche proprio della 69esima edizione della Coppa Carnevale Viareggio Cup che si è conclusa con la vittoria del Sassuolo sull'Empoli. Il Presidente ha detto che ci potrebbe essere un ruolo anche, diciamo, più che semplice socio per il futuro all'interno del Centro Giovani. Ecco, questa cosa qui ti farebbe piacere? Ma diciamo prima di tutto mi onora, perché si parla ovviamente di una società, di un'associazione sportiva che ha più di oltre 70 anni di vita. E ovviamente il rapporto col presidente Palaci si è creato questo rapporto talmente stretto che il presidente ogni tanto va anche un po' oltre, più sicuramente sotto un profilo più affettivo che poi dopo di merito, anche perché comunque sia, teniamo presente che il Centro Giovani, come ha dimostrato anche durante l'ultima edizione, ha una struttura talmente consolidata, un numero già di dirigenti talmente di alto livello che alla fine io sì, potrei dare un apporto, ma ci sono già Vabbè, altre però è personalità. importante creare anche, diciamo, il futuro e te potresti essere già uno di quei volti del Ma futuro. io ovviamente sono a disposizione del Centro Giovani Beh, noi Calciatori. ti auguriamo ovviamente questo ruolo oltre che semplice socio. Vediamo solo i risultati del campionato di Serie D con Argentina Ponzacco 1-2, Fezzanese finale 3-1, Gibiborgo Massese 2-3, Grosseto Viareggio 0-3, Verà a Tavorino, Ligorna Montemurlo 0-0, Real Forte Crocetta Gavorrano 1-2, Savona Recco 3-0, Sestri Lavagnese 2-3, Montecatini Sanremo 2-4. Per la classifica che vede ancora in testa il Gavorrano di Vitaliano Bonuccelli con 62 punti, Massese 58, Savona 55, le altre a seguire, il Real Forte 41, sempre in zona a ridosso dei playoff, Viareggio che con questi 3 punti prenderà una boccata di ossigeno, però ecco, è sempre lì nella zona playout. Vediamoci ora le sintesi delle partite. È stata una domenica anomala per il Viareggio che non ha giocato con il Grosseto, in quanto i Torelli non si sono presentati allo stadio Zecchini perché il comune gli ha revocato la concessione. Arriveranno così 3 punti a tavolino per i bianconeri che, visti alcuni risultati di domenica, valgono doppio in considerazione della chiave salvezza. Arriverà infatti la Fezzanese allo stadio dei Pini, una diretta concorrente per le Zebre. A tal proposito, la società bianconera chiama a raccolta i tifosi proprio per l'importanza della partita. Mister
mister Bresciani per preparare bene questo incontro ha fatto allenare la squadra già a partire da lunedì. Il Real Forte Querceta ha perso in casa 2-1 con la capolista Gavorrano, che mantiene 4 punti di vantaggio sulla Massese che insegue. Le reti della capolista portano la firma di Lombardi, autore di una doppietta con un Eurogol da 25 metri all'incrocio dei pali, poi al raddoppio nella ripresa al 14esimo la rete della bandiera per i ragazzi di Pagliuca porta la firma di Rosati. Tra Massese e Ghiviborgo rigori con Biasci, autore di una doppietta per gli Apuani, e Baroni sul rigore dal dischetto Zuppardo per i locali, e la rete ancora di Russo, ma non è valsa a nulla per poter raggiungere il pareggio. Una domenica anomala, Stefano, come si è detto, per il Viareggio, che prende insomma una boccata di ossigeno. Ecco, ahimè, se non avesse perso con il Ghiviborgo la scorsa settimana e riuscisse nel colpaccio di domenica con la Fezzanese. A tal proposito il presidente Cristiano Baroni e tutto l'entourage del Viareggio chiama a raccolta la tifoseria, perché domenica è una tappa fondamentale, un crocevia per sperare forse ancora, evitando i play-out, vincendo ovviamente, ecco, le altre partite. Ma allora, sicuramente la partita di domenica è una partita decisiva, perché gioca contro la Fezzanese. Fezzanese è un punto sotto, tra l'altro Fezzanese allenata dall'ex Alessandro Pierini, quindi senza dubbio è una partita importantissima, tenuto conto che poi alla fine è la prima gara sul campo con il nuovo tecnico Bresciani, un ritorno a distanza mi sembra di 12-13 anni di quella stagione della Serie D. Quindi sicuramente sarebbe anche importante avere un pubblico in casa che sostenga i ragazzi durante la partita di domenica. Ecco, Stefano, te che sei proprio un avvocato di diritto sportivo, ecco, questa posizione del Grosseto è una posizione un po' grave, ecco, rispetto alle altre due partite che ha persa a tavolino, dove la squadra si era presentata domenica, non c'è proprio andata, no, ecco, infatti, quindi dovrebbe rischiare anche la penalizzazione. Rischia anche la penalizzazione. Tra l'altro il Grosseto, a nome del presidente, mi sembra che proprio ieri mattina aveva fatto una nota stampa con la quale praticamente riepilogava tutte quelle che erano le vicissitudini da luglio 2016 fino ad oggi. Che ecco, ma una società che è stata anche in Serie B a distanza non di molti anni, ecco, come può, secondo, ecco, la crisi del calcio? Secondo me sì, la crisi ovviamente riguarda un po' una crisi un po' più generale, che ovviamente non riguarda solo il Grosseto Calcio, ma riguarda più altre società. Abbiamo anche il Viareggio proprio a portare di mano. Diciamo, le vicissitudini che hanno caratterizzato purtroppo anche le Zebre. Per quanto riguarda il Grosseto, ormai era già qualche domenica che non scendeva più in campo. Tra l'altro, a nome del presidente, sembrava che in realtà ieri potessero in un primo momento giocare la partita, e poi dopo alla fine ha detto che per motivi di sicurezza non sono scesi in campo. Quindi molto probabilmente, oltre alla sconfitta a tavolino, siccome è già recidiva la situazione, rischia anche la penalizzazione. Ora sentiamoci invece l'allenatore della Real Forte Querceta, Guido Pagliuca. 3 sconfitte della squadra Forte Marmina, ecco, un po' inquieto perché lì c'è stato un gol annullato. I ragazzi sono stati bravi, questa è la cosa che mi preme dire, e sapevamo che se abbassavamo un po' l'intensità potevamo soffrire il Gavorrano, però finché abbiamo tenuto alta sia il recupero della palla che la velocità di passaggio siamo stati veramente bravi e potevamo andare 2-0 noi nella prima mezz'ora. Questo non è stato la prima occasione che Lombardi si è inventato un aerogol. Lombardi è stato veramente bravo e c'è da battere le mani, che penso lì non abbia commesso l'errore nessuno dei miei giocatori, mentre sul secondo abbiamo un pochino commesso un'ingenuità. Però ecco, io ragazzi li faccio complimenti perché sono eccezionali per come si allenano, per come giocano, e oggi si meritava il pari assolutamente. L'episodio finale come lo valuti? Perché insomma, sbandierare un fuorigioco su una situazione di mischia così furibonda, insomma, è particolare, all'ultimo minuto ci vuole una certa responsabilità. Sì, ma poi non solo, è un periodo che ora è così. Se vi ricordate anche l'ultima partita in casa che rimanemmo in 10, la partita prima con il Recco, sono cose particolari, veniamo da 7 rigori sbagliati, perdi una partita in Recco, con Recco in casa con un altro gol allucinante. E il gol di ora fischiato fuori gioco, c'era un giocatore sul palo e un giocatore sulla riga di porta, Guadagnino fischiato fuori gioco, quindi noi prendiamo fuori gioco. Sentiamoci il consueto punto del collega e amico Giovanni Lorenzini.
È ancora di 4 punti il vantaggio della capolista Gavorrano sulla Massese quando mancano 5 giornate alla conclusione del campionato di Serie D Gironè. Le due battistrada hanno vinto in trasferta, soffrendo moltissimo la capolista Gavorrano sul campo del Real Forte dei Marmi Querceta, mentre la Massese ha superato il Ghivizzano Borgo per 3-2, ma il gol del definitivo risultato è arrivato a tempo scaduto. Il Real Forte dei Marmi Querceta ha messo alla frusta per diverso tempo della gara la capolista. Dopo l'iniziale svantaggio di 2 reti, i ragazzi di Pagliuca sono riusciti a dimezzare lo svantaggio con l'ex di turno Rosati, e lo stesso Rosati nel finale avrebbe messo segno il gol del 2-2 annullato dall'arbitro su segnalazione delle guardialine. Nel campionato di eccellenza il Seravezza Pozzi ha dovuto rinviare i festeggiamenti per la promozione in Serie D, visto che, pur vincendo sul campo del Camaiore per 2-1, ha dovuto fare i conti con il successo del Roselle per 1-0 grazie alla solita rete del cannoniere Nieto. È tutto quindi rimandato fra 15 giorni, quando il campionato riprenderà, visto che sono previste le soste per gli impegni della rappresentativa regionale e per Pasqua. Se c'è un Seravezza Pozzi vicino alla promozione in Serie D, ci sono il Pietrasanta e il Camaiore che purtroppo stanno scivolando sempre più in basso. Le due formazioni sono sedute sugli ultimi 2 gradini della classifica del campionato. Il Camaiore è ultimo e rischia la retrocessione diretta. Il Pietrasanta è 2 punti più in alto, ma la situazione è veramente molto molto complicata. Diamo la linea alla regia, poi ritorniamo insieme con Stefano Pelacani, avvocato di diritto sportivo, e poi analizziamo, Stefano, anche con te, proprio questa situazione del calcio versiliese in eccellenza. Seconda parte di Bar Sport in compagnia di Stefano Pelacani, avvocato di diritto sportivo. Stefano, ci siamo lasciati con il commento di Giovanni Lorenzini che faceva un po' il punto, specialmente nel finale dell'eccellenza. Ecco, le due versiliesi, tra cui una delle due, il Pietrasanta ti vede anche molto vicino perché ne ha fatto parte, rischiano davvero grosso, Pietrasanta e Camaiore. E attualmente, diciamo, la classifica è sotto gli occhi di tutti. Attualmente c'è la sosta, quindi per entrambe le squadre sicuramente può essere un momento che possano rifiatare. Ci sono due sfide sicuramente importanti, decisive, perché il Camaiore va a Cecina mentre il Pietrasanta va all'Arciano. E soprattutto uno deve tenere presente che oltre alla posizione in classifica c'è anche la soglia, i 10 punti che può essere come una spada di Damocle al di là della posizione in classifica, perché con i 10 punti, nonostante uno possa acquisire quella che è una posizione valida per andare a playout, però prevede lo stesso la retrocessione. Quindi rischiano davvero grosso tutte e due. Sarebbe davvero un peccato, no, che l'eccellenza perdesse due nostre Sì, soprattutto se rappresentanti. uno pensa allo scorso anno, perché entrambe le compagini lo scorso anno si giocarono quella che fu la finale playoff con due organici di altissimo livello, e paradossalmente quest'anno, diciamo, è una posizione un po' rovesciata rispetto poi non solo allo scorso anno, ma al trend di entrambe le squadre negli ultimi anni, che le aveva sempre viste ai vertici della categoria. Ecco, e poi come noi ci auguriamo e tifiamo ovviamente affinché questo avvenga, che il Seravezza raggiunga questa, diciamo, Serie D che meriterebbe per il grande campionato che ha fatto, l'eccellenza perderebbe proprio 3 rappresentanti del nostro comprensorio, E diciamo perché sì, sarebbe, ecco, nonostante noi quindi tifiamo, ecco, che qua le negli cose ultimi cambiano. anni, diciamo proprio la nostra, insomma, No, Versilia a ha meno che, ecco, caratterizzato. qui era faranno tutti i debiti scongiuri a Viareggio, ecco, la situazione del Viareggio, ecco, non riescano, Noi tra virgolette, a salvarsi. speriamo Noi di no. speriamo di no, ecco, che vada bene. Ecco, a proposito di questo, il Seravezza, qua, dico, centrando l'obiettivo, il buon riposo di Pozzi può essere già omologato per la Serie Ma D? allora, io dalle informazioni in mio possesso ritengo di sì, anche perché comunque la società del Seravezza tiene molto all'impianto, cura molto il manto, nonché tutta la struttura a 360 gradi. Ecco, il Quindi comune, dico, avrebbe 2 squadre, Real Forte Querceta, diciamo, e E Seravezza, Seravezza. praticamente sì, perché comunque Real Forte Querceta riguarda sia Forte dei Marmi che comunque Appunto, anche questa, il dico, è una Seravezza. novità che Sì, succede. però diciamo, tutte e due le società sono due società contraddistinte da dirigenti che hanno lavorato a lungo termine.
termine, con progetti importanti e raccolgono i risultati. E noi ovviamente facciamo i complimenti. Ecco, sulle immagini degli amici di Mondocalcio Versilia, della partita di Terza Unione Chiesa Mazzaciuccoli Forte dei Marmi, vediamo che in prima categoria il Capezzano ha vinto con il Fornoli 5-4, la Folgormaglia ha superato il Bozzano 3-0, in questo campionato in testa la Folgormaglia con 57 punti. In seconda categoria Torrelaghese Luca Calcio 1-1, Tirrenia Fortis Camaiore 2-0, Pisa Corsanico 3-3, Torrelaghese sempre in testa con 59 punti, molto lanciata per la promozione. I risultati della terza: Porcari Marginone 2-0, Don Bosco Bargicchia 1-4, Piano di Conca Spianate 2-3, San Macario Esperia 2-2, San Vitese Sporting Viareggio 3-2, Sporting Forte Levami Massa Macinaia 3-2, proprio come queste immagini a cui si riferiscono. Unione Chiesa Mazzaciuccoli Forte Marmi 1-1, con questo pareggio l'Atletico Forte Marmi matematicamente promosso ancora, quindi un complimenti all'allenatore del Vannoni, al presidente Emiliano Ulivi, a tutto diciamo il complesso di questa squadra che ha vinto ancora una volta il campionato. Vedremo ora se farà la seconda oppure rinuncerà, come già successo e come anche era successo al Lido di Camaiore, che è andato vincendo anche quest'anno il campionato, e l'allenatore Fabrizio Monga ha dichiarato che gli piacerebbe fare la seconda categoria. Nel girone di massa Podenzano Retignano 3-1, Azzurra Sparta Capuana 4-1, Lido di Camaiore Montagna Seravezzina 9-2, Mulazzo Versilia 1-1 e Podenzano Montagna Seravezzina verrà recuperata il 5 di questo mese. Quindi senza dubbio Stefano, anche in questo campionato la Torrelaghese in seconda rischia di fare il bis, no? Dopo aver vinto il campionato della scorsa stagione di terza, in seconda sta facendo bene, rischia. Io, il mister Luca Lazzarini, ex giocatore, compagno di squadra, a cui va ovviamente un grande in bocca al lupo. Tra l'altro ci sono anche diversi giocatori di spessore, tra cui Ramacciotti, lo stesso Florio, sì. Quindi una compagine, Cusini, cioè. Cusini, Jonathan Cusini, una bella squadra, quindi senza dubbio. E l'Atletico Forte Levami in terza rivince il suo campionato. Ovviamente anche io mi associo a complimenti all'allenatore Vannoni, al presidente, così ai ragazzi, come anche al Lido che ha vinto la scorsa settimana, ecco. Al mister Monga. Il problema, ecco, di queste squadre è che tanti ragazzi poi la domenica non si vogliono impegnare e devono rinunciare. Lì purtroppo sono scelte che dopo inevitabilmente si riflettono anche sulla società, la quale poi dopo vedi Lido, Atletico Forte, sono costretti, che ne so, a rinunciare alla categoria superiore. Vediamoci ora nella grafica i risultati dell'hockey su pista, prima della sosta per il torneo di Montro. Forte Levami Bassano 4-0, Lodi Valdagno 7-2, Monza CGC 5-5, Cremona Correggio 7-4, Breganze Follonica 2-3, Sarzana Giovinazzo 5-3, Trissino San Drigo 7-2. La classifica in testa Lodi e Forte Levami 59 punti, ma Lodi è in testa. CGC finisce a terzo posto con 50, San Drigo retrocesso in A2. Vediamoci ora la sintesi di Monza 100 giovani calciatori. Quando ormai il 100 giovani calciatori aveva la sensazione di aver incamerato tre punti importanti sulla pista di Monza con il punteggio di 5-4, è stato raggiunto a 50 secondi dalla conclusione della partita dal gol di Zucchetti, che ha fissato il risultato del 5-5. I Brianzoli hanno ribattuto colpo su colpo ai bianconeri e il match quindi è finito in parità. Aperto le segnature, capitana Palagio al 2-24 per l'1-0, poi Martinez, protagonista dei suoi, ha fissato l'1-1, Gavioli porta in vantaggio i bianconeri sul 2-1, poi ancora Martinez, il 2-2, Mirko Bertolucci chiude il primo tempo con il vantaggio dei bianconeri con il punteggio di 3-2. Il tempo di ritornare in pista e Martin realizza il 3-3. Poi c'è Barozzi che salva su una punizione di prima, un rigore per aver messo giù Costa, realizza il gol proprio il giocatore che riporta in vantaggio il centro 4-3. Poi c'è Martinez 4-4, ancora Costa sul bellissimo assist di Palagi porta in vantaggio il CGC, poi c'è Barozzi protagonista che para una punizione di Barozzi e poi ancora arriva, come detto, dopo che il centro ha sfiorato, ancora il gol, questo pareggio beffa
Coppa di Zucchetti 5-5. Ora sosta del campionato per il torneo di Montreux, c'è un rodino della nazionale al Palabarzacchi, poi si riprenderà con il derby tra il CGC e il Forte dei Marmi e poi c'è la Coppa Cerzia. Adesso ai microfoni di Daniele Maffei ci ascoltiamo uno dei protagonisti, Samuele Muglia. Samuele Muglia, un'altra grande prestazione del centro, non eri in perfette condizioni fisiche, però il centro ha giocato davvero un'ottima partita, l'avete fatta voi la partita? Sì, credo di sì, la squadra ha giocato un buon hockey, e bene in attacco, un pochino più distratti in difesa, in fase difensiva, però... penso che bene o male la partita è stata equilibrata, peccato per l'episodio finale, un po' sfortunato, però penso che abbiamo condotto una buona gara, ora abbiamo un periodo di sosta, anche se io, Davide e Leo siamo sotto raduno nazionale, gli altri avranno tempo per riposarsi e caricarci al massimo per il derby e poi per le finali Coppa Cerz. Parlando personalmente, è un periodo importante arrivare alla nazionale, poi il Forte, la Final Four di Cerz, i playoff, un momento davvero importante anche per Samuele. Sì, importantissimo, ma non per Samuele, per il Viareggio, per il centro, per tutta la squadra che è da settembre, anzi agosto, che tutti i giorni puntualmente si allena e si dà da fare. Quindi importantissimo momento e speriamo di renderlo felice con tutte le nostre carte che abbiamo. Adesso ci spostiamo a Barcellona, dove il Forte dei Marmi ha davvero fatto una grande impresa battendo la squadra locale, ma in virtù del risultato dell'andata purtroppo non è riuscito a superare il turno. Il Forte dei Marmi espugna la pista del Barcellona, ma il successo di 4-3 dopo la sconfitta in casa per 3-1 non è sufficiente per eliminare i catalani che si qualificano per la Final Four di Eurolega. Forte, che si è presentato con la pesante assenza per infortunio di Gonzalo Romero a causa di uno strappo muscolare. Anche Orlandi e De Oro non erano al top. Sono i padroni di casa di fronte a 1500 spettatori, tra cui anche una cinquantina di supporters rosso-blu, che passano in vantaggio con Alvarez. Il pareggio è di Turner, giunge al 7.56 su assist di De Oro. Il portiere Gnata è bravo e si oppone da autentico campione alle conclusioni spagnole. Un rigore contestato assegnato al Barcellona permette a Xavi Barroso, dopo il fallimento dal dischetto, di fare gol. Nel secondo tempo rete di Alvarez per il 3-1 dei locali, Motaran serve Turner che accorcia le distanze, poi giunge il 3-3 con la rete proprio di Motaran a 5 minuti dalla conclusione della gara, seguita da quella di De Oro per il 4-3 a 40 secondi, troppo pochi per conquistare una storica qualificazione. Forte, che esce dunque a testa alta tra le lacrime dalla pista del Barcellona. Stefano, che dire, una grande impresa, peccato che non siano riusciti rosso e blu a superare questo turno perché l'avrebbero meritato. No, sicuramente è stato un passaggio storico la vittoria da parte del Forte dei Marmi a Barcellona. Non ha conseguito il passaggio del turno, però la vittoria credo che rimanga scolpita. Al Palabarzacchi, come avete sentito dall'intervista, è iniziato questo mini raduno della nazionale con Massimo Mariotti, il coach. Rispetto all'europeo di Oliveira di Alzems dello scorso luglio, sono rimasti a riposo Ambrosio e Luzzi dell'Oddi, Amato del Bassano, confermati invece i portieri Barozzi del Viareggio, Gnata del Forte dei Marmi, gli attaccanti Marco Pagnini del Forte, Alessandro Verona e Giulio Cocco dell'Oddi, Andrea Malagoli del Correggio, Francesco Compagno del Monza. Tra i 12 convocati, 10 dei quali andranno in Svizzera, ci sono anche il giovane portiere del Maliseti Prato, Stefano Zampoli, classe 99, unico tra i convocati a non giocare in Serie 1 ma in Serie B, difensore Davide Banini del Follonica, Stefano Dal Santo del Breganze, gli attaccanti, come detto, Samuele Mugna e Davide Gavioli del CGC. Una nazionale con un'età media intorno ai 23 anni, l'Italia resterà a Viareggio fino a venerdì 7 aprile, poi dopo un paio di giorni di riposo si radunerà nuovamente domenica 9 a Novara
per gli ultimi due giorni di lavoro. La partenza per Montreux è infatti prevista per martedì 11 aprile. In bocca al lupo quindi anche a Massimo Mariotti e a tutti gli azzurri. Prima di chiudere, basket, Vela, Viareggio 69, Acquarrata 83, quindi sconfitta del Vela Viareggio. Lo Sporting, l'SG Viareggio è stato sconfitto a Pistoia 54-36. Nel volley, Casciavola Oasi Viareggio 0-3, Grosseto di Scopolo 3-1, UPC Lupi 0-3, rinviata la partita del Versilia a martedì 11 a Marzocchino per un grave lutto familiare che ha colpito l'allenatrice della formazione del Vivi R. Quercioli, avversaria appunto della formazione versiliese. È tutto cari amici, io ringrazio ovviamente Stefano Pellacani, avvocato di diritto sportivo, grazie per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per i tuoi impegni, un ringraziamento in regia a Matteo Bertuccelli, Daniele Catola, per la parte giornalistica Federico Conti, Lorenzo Bertolucci e Daniele Maffei. Grazie, a risentirci alla prossima settimana.